applauso immeritato, perché insomma. Troppo modesto. Troppo modesto. Troppo modesto, tiro un punto. Qui c'è adesso. C'è lo spartito. Sei già partito? No. Tu sei già arrivato. Muove. Uno a caso. Arrivasti. Uno a caso. Uno del pubblico. Eccoci qua. Forse non tutti sanno che nel lontano 1964 io ero già bambino, insomma. Qualcuno di voi non c'era, però qualcuno ricorderà che a Bitonto vennero i Beatles. Voi lo sapevate? All'Odeon! Esatto, vedo che lei ha una buona memoria. Bravo, all'Odeon sì! Deve essere ante 60 lei, ante, eh? Ante. Allora, a Bitonto, esattamente al famoso Odeon, con l'accento sulla... Odeon, con l'accento alla francese. Perché mi fa il verso lei, scusi? Che a me dice... E allora era un trampolino di lancio per tutti i gruppi mondiali, come avrete sicuramente avuto modo di vedere, anche Frank Sinatra e tanti altri artisti sono passati da Bitonto, all'Odeon o all'Ariston. Come avrete avuto modo di vedere anche su Facebook ultimamente. Comunque, pure fu un grandissimo successo, tant'è vero che ci fu un periodo in cui sull'LP, allora si chiamava LP, forse qualcuno ricorderà ancora il vinile, e sulla copertina non c'era più la foto storica dei Beatles sulle strisce pedonali e Abbey Road, ma c'era la foto dei Beatles che camminavano dalle parti del Castel Torrione, no? Infatti l'avete vista, qualcuno l'ha vista e l'abbiamo ripostata ultimamente. Basta andare sul canale Facebook Bitonto Caput Mundi. Bitonto Caput Mundi. E si rivivranno tutti i momenti gloriosi artistici della nostra città. Va bene, allora dopo aver vomitato una serie di date, vogliamo vedere se riusciamo a improvvisare una. A favore, ma non è una giustificazione, non abbiamo mai provato questo argomento. Io non vi conosco, io non so chi siete, so che avete cancellato un gesto di sogni miei. Ma vabbè, che perché mi lei una casa, lei con i capelli ricci, no, se non che si nasconde. Vabbè, comunque, cerchiamo di... scusami, ma... Facciamo, facciamo prima capire il vogliamo brano, provare no, vogliamo no, provare un brano direi che è bene far capire il brano qual è l'originale e qual è quello locale, perché c'è tutta una storia in lingua locale si chiamava Kelp ed è la storia di un signore le ante 60 e che il brano originale era Help, no? Help. Come lo dice me, scusa, puoi ripetere Help. Però poi venendo qui a Bitonto fu fatto in lingua locale e si chiamò Cheop. Vediamo se riusciamo a guardare la hanno studiato i Beatles però. Allora, Help, cerchiamo di cimentarci, è un improvvisare. Vai. Help, I'm about to melt my head.